E nasce il protocollo che oggi andiamo a sottoscrivere dal classico incontro di presentazione, come dicevo, con il nuovo direttore, nuovo in quel momento, oggi ormai non è più nuovo, e invece di essere semplicemente quello che si fa all'inizio, un incontro formale, nasce subito l'obiettivo di utilizzare una risorsa importante che INE ha incrementato, rafforzato in questi mesi, che proprio la risposta, la risorsa umana che può mettere a disposizione nei confronti del sistema per anche, immaginiamo, tutti gli adempimenti in più che ci sono in una fase come questa, più tutto quello che c'è di ordinario che non viene meno in una regione come la nostra, una regione manifatturiera, quindi fra quelle dove per mille ragioni, insomma, il lavoro dell'INE in termini di prevenzione, in termini di attività, è un lavoro molto importante. E il protocollo che segna la collaborazione fra Regione Marche e INALI per poter utilizzare al meglio queste risorse, fare in modo che in termini di collaborazione e di lavoro comune si possa usufruire e dare al sistema il massimo di risposta in rapporto a queste risorse umane importanti che INE è in grado di mettere a disposizione. Quindi è, se vogliamo, un segno di un impegno straordinario che accompagna tutta questa fase di ripartenza dell'intero sistema nel post-Covid, che diventerà comunque una risorsa ovviamente anche nel momento in cui diventasse ordinario. E bello fare questa firma anche all'indomani degli accordi europei, no? Che tutti quanti attendevamo sul Recovery Fund, che sarà a sua volta fonte, che speriamo tutti quanti, con tutti i cantieri che metterà in moto, di ulteriore lavoro importante per ognuno di noi. Quindi anche la buona notizia del giorno, penso veramente significativa, miliardi di euro a fondo perduto per il rilancio infrastrutturale del nostro paese, poi si tradurranno in lavoro, in attività, in rafforzamento del sistema che avrà bisogno dell'utile supporto dell'INEL. Voglio ricordare che con il predecessore, insomma, dell'attuale direttore, abbiamo fatto cose importanti e credo che quella di oggi segna, da questo punto di vista, un'altra buona partenza nei rapporti fra regione e istituto. Direttore. Io ringrazio il Presidente per questa, come dire, rappresentazione di INAIL. Ci siamo incontrati come avviene, diciamo, in via istituzionale per un primo saluto, un primo momento diciamo, di contatto, e abbiamo scoperto entrambi di essere uomini di campo, quindi abbiamo cominciato subito a lavorare. Quindi, come dice giustamente il Presidente, questo saluto si è immediatamente come dire, tramutato in un incontro di lavoro. Ricordo ancora diciamo, la rappresentanza della regione che era abbastanza diciamo, completa, quindi io mi sono da una parte potevo essere diciamo, o sentirmi diciamo, una new entry rispetto a cotanta platea, mentre loro, devo dire, la regione, il Presidente in primis, mi ha messo nelle migliori condizioni, quindi mi ha accolto nel mio modo. Questo ha fatto sì che nel prosieguo si sia, come dire, instaurata una collaborazione fattiva, proficua, che oggi porta a un momento di sviluppo di quello che è un accordo preesistente chiaramente con la Regione Marche sull'attività sanitaria in senso lato, ma noi vogliamo, come dire, consolidare questo rapporto, entrare in un sistema rispetto al quale daremo e faremo il nostro ruolo, svolgeremo il nostro ruolo istituzionale, ma nel contempo una sinergia, una collaborazione per far sì che la Regione Marche, con tutte le sue componenti, abbia rispetto all'impronta, all'impianto sanitario sempre più un modello a tendere di eccellenza. Quindi noi vogliamo lavorare per questo, vogliamo garantire questo. Ringrazio anche le strutture, diciamo, gestionali, operative, amministrative della Regione, in particolar modo ASUR, che ci ha dato una disponibilità, un'accoglienza e una collaborazione fattiva. Io sono veramente riconoscente a questo rapporto, quindi è un momento importante anche per INAIL. Dottoressa Storti? Penso che sia già stato detto tutto, voglio solamente aggiungere che il mio contributo e il contributo dei miei collaboratori per quanto riguarda la parte tecnica naturalmente dimostra come l'impegno delle istituzioni che collaborano insieme possono portare dei risultati ottimali.
quello che ci interessa, con il quale abbiamo lavorato con l'INAIL, è quello di lavorare sia nella prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali legate proprio in questo momento particolare del Covid, che precedenti accordi riguardavano un po' tutto l'aspetto generalistico, adesso abbiamo focalizzato anche sulla sicurezza, la prevenzione e la riabilitazione di quelle che sono le persone che hanno avuto problemi legati al Covid, ma anche quella che è la fase post-Covid, come giustamente diceva il Presidente, sia la riattivazione degli ospedali, ma anche l'attivazione di tutti i cantieri che sono legati all'attività sospese. Quindi ancora una volta si è dimostrato come nella nostra regione nei momenti di difficoltà le istituzioni si stringono attorno e riescono a fare qualcosa che sia veramente positivo nei confronti dei nostri cittadini. Quindi passiamo alla firma così in fondo, giusto? Immortaliana. Lo so, solo uno è riuscito a rubarmi un questo è vero, perfetto, ok, grazie. Io non ho domande, so che l'ho chiesto. Comunque ti ho mandato il comunicato. Sì, mandiamo il comunicato. Perfetto. L'abbiamo dato a foto. La foto ce l'abbiamo? Su Facebook lo mettiamo? Sì, mandiamo il video della conferenza. Alla sicurezza sul lavoro ci teniamo. Molto. Ok. Molto. Grazie a tutti. Grazie a voi, grazie a voi. Ci teniamo. Sì.